Ragazzi, mamma mia che sudata, oggi una partita soffertissima. L'Udinese va in vantaggio con una follia di Donnarumma al sesto minuto con Strigel Larsen. Il Milan nel primo tempo ha giocato, bisogna dire, molto male. Non salverei nessuno nel primo tempo, a parte Castillejo e la difesa che comunque non ha colpe. Nel secondo tempo invece la musica è cambiata con l'inserimento di Rebic al posto di Bonaventura, anche oggi Bonaventura molto male. È proprio lui a segnare il gol del pari. Poi secondo gol una rasoiata di Theo Hernandez che veramente... Più guardo questo giocatore, più sono convinto che questo ci possa togliere tante soddisfazioni in futuro. Poi pareggio dell'Udinese con Lasagna, con un colpo di testa dove lì la difesa è un po' colpevole, lo ha lasciato un po' solo ed è riuscito a segnare di testa. Poi nel recupero un altro gol meraviglioso di Rebic che bisogna dire dopo il nulla perché non aveva fatto nulla, il nulla del girone di andata oggi si è parzialmente riscattato. Non mi voglio esaltare per una sola partita, ma quello che ha fatto vedere oggi Rebic è di un giocatore. È di un giocatore valido. E niente, ragazzi, il Milan si porta a un punto dalla zona Europa League. 3 punti, sono 3 punti molto importanti questi. Ci lasciamo alle spalle il Napoli che anche ieri ha perso contro la Fiorentina 2-0. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, lasciate like e commento, ci vediamo alla prossima, sempre Forza Milan, ciao ciao!